Ora della ghigliottina, il nostro nuovo campione Claudio. Nuovo il campione invece le prof sono la nostra, la mia certezza. Eccole là, Samira in Ginevra. Claudio, come va? Adesso agitato. Adesso, prima non diceva partita divertente, adesso. E quindi non ti disturbo oltre. La cuffia, ti lascio concentrare, lo sapete, se vi va anche a casa, carta, penna, calamaio, col telefono, a mente, se vi va. Giochiamo tutti insieme. Ghigliottina, prima coppia di parole per il nostro nuovo campione. Puoi scegliere foto oppure vuoto. Foto. Ghigliottina. Bene. La prima parola è foto. Vediamo la seconda coppia. Macchina. Maschera. Maschera. Ghigliottina. Ripartiamo dalla parola macchina. Terza possibilità. Pane. Pace. Pace. Ghigliottina. Va bene, va bene. Salute. Saltare. Saltare. Ghigliottina. Foto, macchina, pace, salute. L'ultima da scegliere. Impegno. Rigore. Impegno. Ghigliottina. Rigore. Giocheremo per 22.500 euro. Claudio, le tue parole sono foto, macchina, pace, salute, rigore. Un minuto da adesso. Buona fortuna. Anzi tempo, cioè proprio così, senza aspettare. Puoi levarti la cuffia, Claudio. Giochiamo con il nostro nuovo campione, la ghigliottina. Siamo partiti da una cifra bellissima, 180.000 euro, ma comunque, dimezzando, lo so purtroppo, ma si gioca per 22.500 euro. Foto, macchina, pace, salute, rigore, ghigliottiniste e ghigliottinisti. Buon gioco anche a voi. Io vado a preparare la parola di questa sera. Non riesco a capire, hai fatto una strana espressione che si capisce se un po' c'è la speranza, un po' no, e quindi non ti chiedo niente. Solo una domanda, Claudio, ce n'è una delle cinque che più delle altre ti ha spinto poi a una scelta, cioè a quello che hai scritto, oppure un po' è stato... Alla fine sì, macchina. Beh, diciamo in quel mondo, lavoro, le moto, le macchine. E hai pensato alla macchina? Ok. E vediamo per 22.500 euro, partendo da un'idea che con la parola macchina, il nostro campione che lavora nel mondo delle macchine ha scritto tempo. Prego. Allora, con macchina del tempo è abbastanza facile da... Siamo d'accordo. Associarla. Tempo di pace. Si dice. Sarà sempre troppo tardi quando sì. Decideremo nel mondo che... Esatto. È ora di stare in pace e non in guerra, sarà sempre troppo tardi, ma questo non vuol dire appunto non adoperarsi anche nel proprio piccolo per la pace. Poi
la foto ti fa sempre fare un salto nel tempo, certo, un ricordo. Giusto. Così, salute e rigore, vabbè, tempo di salute o salute nel tempo, diciamo che quello ho fatto un po' più fatica. Vabbè, diciamo che bisogna anche trovare del tempo, ci mancherebbe altro per dedicarsi per pensare alla salute. Uno si trascura, fa 2000 cose, invece... Tempo di rigore, non mi piaceva tanto, però... Senti, tu che appunto lavori, insomma, come dire, in un marchio che il mondo ci invidia senza nominarlo, ma insomma ci siamo capiti, appunto nel mondo delle macchine, però questa macchina qua, con la parola di questa sera, noi le abbiamo, poi uno le può anche chiamare telecamere, però noi siamo un po' simpaticamente retro e quindi queste sono una serie di macchine, quindi c'è la macchina di Luisa, di Daniele, di Sgummella, gli altri ragazzi, Geco, di qua, di là. E quindi la parola di questa sera è legata a... altre macchine. A quel tipo di macchina. Uno prende uno a caso dei capolavori di Sergio Leone e dentro c'è proprio... ci si può fare più di una tesi di laurea, studi, tesi, scrivere sulla... sul di macchina del maestro Sergio Leone, per dire... ripresa. Siamo in quella zona là. Dice, ammazza, hai visto quando poi la scena che Claudia Cardinale scende dal treno, poi si alza, che uno vede tutto il west, il far west fino in fondo. Ammazza, sembra che hai visto che... scena. Certo, però per fare la scena e per farci arrivare quei sentimenti c'è bisogno che la macchina faccia un... Si muove e quindi faccia un... movimento. Un movimento. Movimento di pace. Movimento per la pace, mai ci muoveremo abbastanza per la pace, ma ci dobbiamo muovere perché veramente, come dice il Papa, c'è la terza guerra mondiale spezzettata nel mondo e ancora non capiamo che la soluzione è la pace. Poi si parla, ma la guerra è il problema, la pace è la soluzione. Foto in movimento, uno magari non si può, ormai lo sapete meglio di me, la tecnologia arriva a dei livelli che anche dalla macchina la foto non viene, come si suol dire, mossa, ma viene, anzi, foto di grandissimo effetto. Foto quindi in movimento, il movimento di macchine, parliamo di cinema, movimento per la pace. Se non ci muoviamo la salute un po' se ne va, è vero che dice dove entra il sole non entra il dottore, poi tocca uscire e fare un po' di movimento, noi di una certa età, le professoresse tutte le sere iniziano e si muovono, poi io mi devo muovere pure io, perché l'età c'è e tocca custodire la salute. E poi, come dicono i telecronisti, quelli bravi, avete visto, entra in area di rigore e dice, ma no, come ha fatto a sbagliare? Praticamente era un rigore in movimento, cioè da solo davanti al portiere, più o meno all'altezza del dischetto, dice, era un rigore in movimento, però il centravanti l'ha sbagliato. Foto in movimento, il movimento di macchine, siamo appunto nel mondo cinematografico, il movimento per la pace, la salute, il movimento ci aiuta per quanto riguarda la salute, e poi un rigore in movimento. Questo non era un rigore in movimento, non era facile, era sì un calcio di rigore, ma il rigore si può anche sbagliare. Mannaggia, è tempo di girare la parola, che stasera è movimento e ci riproviamo. Claudio, ben arrivato nella famiglia dell'Eredità. Grazie prof, grazie, ciao Ginevra, ciao Samira, buona serata amiche, amici, qua in teatro c'è il TG1, non vi muovete adesso, fermi al movimento, c'è il TG1, buona serata.